La melodia più bella che poteva ascoltare il decano era il vociare, l'allegria, la gioia di questi giovani, di questi bambini, ragazzi. Il rigatone Don Gaetano Mauro è frutto di un progetto un po' più ampio che parte dal progetto noto come Oltre la Scuola. Oggi ci sono tante realtà che studiano le periferie urbane, ma ci dimentichiamo di una periferia che è nascosta, esistenziale e palpabile, che è quella proprio rurale. Lui riteneva che proprio lì, nelle campagne, c'era e poteva essere ancora coltivato il germe. Lui chiamava la famiglia patriarcale, che per lui significava la famiglia credente. E per me era tutta una scoperta, e forse quello che è stato bello, no? È stato proprio questo, non sapere nulla e piano piano ricostruire la storia. Figliuoli miei direttissimi, vi presento le nostre costituzioni. Le ho scritte tra la festa di San Paolo, primo eremita, e la festa di San Paolo, il grande apostolo delle genti, per augurare a voi due grandi beni: l'amore alla solitudine e al raccoglimento della più fervida preghiera e l'aspirazione al più ardente apostolato. Le ho tracciate fra una visita e l'altra all'unico grande maestro, nostro Signore Gesù Cristo, nella sua divina Eucaristia, perché ricordiate sempre che nulla mai dovete fare senza prima aver chiesto lume a chi volle restare fra noi per essere la via, la verità, la vita. Le ho pensate fra una sosta e l'altra del male, a voi noto che forse preparò l'espirazione di questi giorni e che mai, da che l'ebbi, mi lasciò così sereno e contento come nei momenti in cui dovevo pensare a voi ed al vostro avvenire. Questo vi dica sempre nella vostra vita, dovete benedire il dolore e stare sicuri che a tempo opportuno esso darà i suoi frutti e vi otterrà dal Signore il lume e la forza necessaria per compiere i doveri a cui sarete chiamati. Ve le consegno nella festa dell'Immacolata di Lourdes, perché nessuno mai dei catechisti rurali ardisca operare senza prima lasciarsi prendere per mano dalla nostra bella, amorosa Madre Celeste, che ci introdusse per questa via e che ci dovrà accompagnare sempre nei secoli finché non ci avrà condotti e consegnati al suo divin figlio lassù nel paradiso. Amici, bentrovati alla quarta puntata dedicata a Don Gaetano Mauro. Siamo col padre generale, padre Salvatore Cimino, che ringrazio per questa ospitalità, e oggi un grazie doppio perché, padre, ci fa vivere questo luogo dal quale, ecco, parleremo della spiritualità del decano, un luogo straordinario, un luogo di una ricchezza spirituale inestimabile. Sì, sullo stile di Don Gaetano Mauro, un luogo molto semplice ma nello stesso tempo significativo. Se Montalto è stata la culla del sogno del nostro fondatore, si può dire che questa cappella è il cuore del cuore. È qui, in ginocchio davanti al tabernacolo, che Don Gaetano Mauro ha colto l'ispirazione del Signore da solo, in una preghiera intensa, ma lo ha fatto anche con i suoi figli, i suoi primi figli spirituali. Ed è un luogo che noi custodiamo non come un tesoro archeologico, ma tuttora i confratelli Ardorini di Montalto, ecco, vivono la loro preghiera in questo luogo così caro alla nostra storia. È un luogo dove il decano ha passato tante ore con il Signore, un luogo dove il decano, ecco, ha portato quelle che certamente sono state le sofferenze di quel periodo, ma anche
le gioie, perché poi ecco, servire il Signore sicuramente significa stare in un percorso anche di gioia. E vorrei che lei ecco, ci portasse in questa profonda, in questa particolare spiritualità di Don Gaetano, una spiritualità definita, lo faremo proprio in questa puntata, sentiremo proprio il postulatore che sta portando avanti la causa, una santità della porta accanto, quella santità semplice, tutto questo chiaramente impregnato di una grande e particolare spiritualità. Sì, quella del fondatore è una spiritualità che appartiene al suo tempo, la spiritualità di un sacerdote del suo tempo, e nello stesso tempo una spiritualità molto attuale. Essere profondamente radicato nel suo tempo, con un cuore aperto ecco, verso il futuro, anticipando profeticamente tante novità che anche nel corso della storia della Chiesa si sono proposte. La spiritualità di un sacerdote che ha posto l'Eucaristia al centro della sua vita. Soltanto perché lui ripeteva che tutto nasce, tutto è nato nella sua vita dal rapporto con l'Eucaristia. Nello stesso tempo una profonda spiritualità mariana che lui viveva quasi carnalmente, ripetendo sempre, ripetendo anche ai suoi figli, ripetendoci tuttora, che nulla mai i missionari ardurini ardiscano fare senza prima lasciarsi prendere dalla nostra bella, amorosa Madre Celeste, come lui la definiva. Questa spiritualità vissuta, questa spiritualità che era il fuoco che incendiava il suo cuore, e con questo fuoco lui è stato poi capace di incendiare il fuoco di tanti giovani dai quali poi è nata la sua opera. Questo fuoco noi avremo modo oggi di in qualche modo riviverlo attraverso le testimonianze, attraverso l'aver seguito un pellegrinaggio particolare, un pellegrinaggio che si svolge a San Sosti, in questo santuario mariano, e ci riporta ecco, a questo legame forte con la Madre Celeste del Decano. Un legame che ci porta anche a questa Via Crucis particolare, la Via Crucis vivente, e questo si collega poi con quanto riprenderemo dopo questo servizio anche nel parlare della Pia Unione delle Anime Tribolate. Per cui andiamo a San Sosti, dove abbiamo anche incontrato e conosciuto il postulatore, vediamo questo servizio, poi torniamo nuovamente qui per affrontare ecco, un altro aspetto che caratterizza Don Gaetano Mauro, ma soprattutto che noi vogliamo dare a chi ha perso la speranza, a chi si sente solo, ecco come lui ha affrontato la sofferenza e come l'ha trasformata. Padre Francesco, grazie intanto per questa disponibilità, grazie per la sua testimonianza, grazie per quello che tanta gente aspetta, quindi nel massimo rispetto di ciò che lei ci può dire le chiedo ecco, a che punto sta la causa di cui chiaramente lei è postulatore. Ecco, noi siamo a un momento di arrivo di questa causa iniziata con l'inchiesta diocesana nel 2002 nella arcidiocesi di Potenza, terminata nel 2012, che ha prodotto una mole di documenti di migliaia di pagine racchiuse in 24 volumi presso la Congregazione dei Santi. E il lavoro è stato quello di condensare
tutti questi documenti, tutte le testimonianze che sono state raccolte in 176 sessioni nell'inchiesta diocesana di Cosenza, sono state raccolte, sintetizzate per documentare una santità documentata, accertata, certificabile in un volume che viene chiamato Positio. Sarà consegnata questa sintesi alla Congregazione dei Santi per poter poi essere esaminata da una commissione di teologi e una commissione di cardinali per poter far procedere questa accertabilità della santità del servo di Dio Gaetano Mauro per poi procedere verso la venerabilità, la beatificazione e la canonizzazione. Padre Francesco, tanti dei testimoni sono viventi, questo ha consentito all'inchiesta di poter anche, mi passa il termine, bypassare la parte storica, che certamente avrebbe chiesto maggiore tempo. Certo, è stata bypassata la commissione storica proprio per volere della Congregazione dei Santi, perché proprio dei 52 testimoni escussi nell'inchiesta diocesana, molti sono ancora viventi, hanno vissuto con Don Gaetano Mauro, anche i laici che sono stati avviati alla loro vita professionale, che hanno nella vita d'oratorio, sono ancora viventi, quindi la Congregazione dei Santi non ha ritenuto opportuno farli valutare da una commissione storica, visto che i testimoni sono ancora qui in mezzo a noi e che sono loro la vera testimonianza vivente della santità del servo di Dio Gaetano Mauro. Salvatore, ecco, abbiamo visto questo servizio realizzato a San Sosti, colgo l'occasione per salutare e ringraziare anche il rettore Don Ciro, ma ecco, andiamo a comprendere proprio freschi di questo messaggio della Via Crucis, come Don Mauro ha affrontato e ha trasformato la sofferenza, grazie a quella spiritualità di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata anche. Certo, è il mistero centrale della vita del decano, ma è anche, credo, la chiave della sua spiritualità, una spiritualità direi cristocentrica, una spiritualità totalmente focalizzata su Gesù e sulla conformazione a Lui. Si può dire che il decano nella sua vita non abbia fatto nient'altro che quello che ogni cristiano dovrebbe fare, in modo particolare un religioso e un sacerdote, conformarsi a Cristo in tutto e per tutto, e soprattutto in questo aspetto che oggi non è molto di moda in una società edonistica, in una società che cerca in tutti i modi di fuggire la difficoltà, la prova. Don Gaetano Mauro non ha mai desiderato soffrire, non ha mai cercato la prova, ma l'ha sempre accettata e l'ha saputa leggere alla luce della fede, e leggendola alla luce della fede ne ha visto il significato in questo strumento di conformazione a Gesù. Si può dire che tutta la vita del decano è stata attraversata da questo filo rosso della sofferenza. Non c'è episodio fondamentale della sua vita che non abbia come caratteristica comune proprio l'affrontare la prova, e delle volte prove veramente indicibili umanamente. E lui ha sempre saputo rivolgere lo sguardo a Cristo, soprattutto a Cristo che nella passione e nella morte esprime la volontà non soltanto di offrire la sua sofferenza, quanto quella di mostrare il volto misericordioso, l'amore concreto di Dio.
E qualora conformandosi a questo ideale, che per lui era qualcosa di molto concreto, ha saputo dare valore a ciò che umanamente non ha nessun significato, che è la sofferenza e la morte, e ci ha lasciato questo come eredità. Una delle caratteristiche più belle della spiritualità del decano è stata proprio questa, quella che ciò che lui è riuscito a vivere a livello di fede, di cammino, di fede, è stato capace poi di trasmetterlo e lasciarcelo in eredità. Per cui anche oggi noi missionari ardorini sentiamo profondamente nel cuore del nostro carisma l'apostolato nei confronti di chi in qualsiasi situazione vive in una condizione di sofferenza. Ecco perché sono nati dal cuore del decano i gruppi della Via Crucis Vivente, che noi abbiamo potuto appunto contemplare oggi in modo particolare a San Sosti, ma questo apostolato continua ad essere fecondo. I membri della Via Crucis Vivente in tutto il mondo, Italia, Canada e Colombia per adesso, sono più di 5.000. Sono per lo più persone ammalate, anziane, persone che non possono uscire di casa a causa delle loro condizioni di salute, ma che si sentono in comunione l'une con le altre attraverso questo esercizio della Via Crucis Vivente, che è una delle eredità più preziose che il decano ci ha dato. A partire dalla sua esperienza di sofferenza, a partire dalla sua esperienza di fede autentica, ha saputo offrire e continua a saper offrire a chi è nella sofferenza, ecco, quella luce che solo Dio, nel suo mistero di amore, ci può regalare. Salvatore, noi le prossime due puntate, ormai siamo quasi alla fine di questo nostro viaggio, le dedicheremo alle tantissime testimonianze che abbiamo raccolto. Allora chiudiamo questa puntata con una testimonianza, le anticipiamo. Vescovo che vediamo quanto lo porta nel cuore. Ascoltiamo questa testimonianza e arrivederci alla prossima puntata. Eccellenza, grazie per questa disponibilità, grazie anche per averci condotto in questo luogo. Vediamo lì uno dei tanti ricordi, ma soprattutto significativi oggetti che Don Mauro ha utilizzato, la sua sedia, una sedia nella quale sono state tante le riflessioni, ma una sedia dalle quali è partito poi una grande missione. E il suo apostolato, voglio dire, si è arricchito, ha preso sicuramente anche importanti spunti da questo testimone, Don Mauro, che oggi più che mai ha qualcosa da dire, perché il suo messaggio è attuale, il suo messaggio soprattutto diventa un modello da esportare, un modello da seguire. Credo di sì, e vale soprattutto per noi missionari ardorini, noi che l'abbiamo conosciuto e che abbiamo il compito di trasmettere alle nuove generazioni la fedeltà del decano, nel senso che quello che abbiamo imparato non è servito soltanto a lui durante gli anni prima del ricreatorio e poi della fondazione dei catechisti rurali e delle suore ausiliatrici dei sofferenti, ma serve anche per coloro che vogliono oggi vivere ciò che Papa Francesco ci sta ripetendo da un bel po' di tempo: una Chiesa in uscita, una Chiesa che non si può chiudere in se stessa, una Chiesa che deve andare incontro all'altro, e questo permette alla Chiesa di non perdere quello smalto che deve caratterizzarla. È stata la comunità, la congregazione che mi ha aiutato a vivere lo spirito missionario, perché quando io ho iniziato il noviziato, le prime esperienze le ho fatte nelle campagne qui di Montalto, e quindi
il decano stesso poi ci insegnava, ci raccontava la sua storia, e nel corso degli anni di formazione abbiamo fatto tante missioni. Io ricordo quelle che abbiamo fatto sull'Aspromonte, per esempio, una zona come simile a quella che io oggi sto vivendo in Honduras, quindi non ero già sprovveduto. Ricordo che in una missione a Fuscaldo, io ero già giovane sacerdote e avevano bisogno di un missionario extra. Dico, che per fare che cosa? Mancava un missionario che andasse nelle cantine, ti offrivano da bere e da mangiare pure qualcosa, però quello è stato, diciamo, il mio modo di apprendere a poco, cioè la missione non si fa soltanto in chiesa. Quando poi è arrivata la notizia dell'ordinazione episcopale, quella è stata veramente una bomba, nel senso che subito di allora devo lasciare tutto, però poi mi sono ricordato, perché il decano Don Mauro, noi così lo chiamavamo, ci aveva sempre detto che la missione si fa ovunque, qualunque sia, e da vescovo mi sono sforzato, appunto, ma in modo naturale, quindi uscivo, la gente mi conosceva, andavo io, chiamavo un sacerdote, ti fa piacere se oggi vengo a celebrare da te, e quindi è stato, come dire, un rodaggio poco a poco, fino a quando non arrivò Papa Francesco, il quale nella prima udienza ai vescovi disse: siete tanti, tante diocesi qui in Italia. Questo mi colpì, perché qualche tempo dopo invitò gli stessi vescovi a rivedere i confini, e naturalmente ne parlammo con i vescovi, però mi accorsi subito che c'erano un po' di resistenze da parte di tutti. Finì lì, fino a quando poi Papa Francesco disse: bene, visto che voi non riuscite a mettervi d'accordo, ci penso io. E fu questa frase che mi permise di scrivergli una lettera, dice: guarda, io sto in una piccola diocesi, conosco la difficoltà, perché da vescovo facevo parte della commissione evangelizzazione della CEI e ogni anno andavamo a visitare i missionari italiani nel mondo, e lì mi resi conto, appunto, di quanta necessità ci fosse di avere sacerdoti. Nella lettera io scrissi al Papa: mandami dove vuoi, dove tu ritieni che ci sia molto bisogno. E conoscendo lui la situazione dell'Honduras, perché si conoscono con il cardinale Rodriguez Maradiaga da sempre, e quindi disse, nella riunione, disse: beh, eccoti, un aiuto che tu cercavi, e così sono approdato. Figure come quelle di Don Mauro, certamente, dicevamo, eccellenza, possono aiutarci, perché più che maestri diventano testimoni. Allora, ecco, voi siete come congregazione anche una realtà che oggi festeggia un appuntamento importante, perché 90 anni significa certamente aver continuato quella che è l'opera iniziata da Don Mauro, ma significa anche, ecco, aver portato avanti e portare un servizio importante per la gente, per la Chiesa. È vero, perché è stato proprio Don Mauro a inculcarci questo senso di andare verso gli altri. Lui, quando iniziò il ricreatorio, poi c'erano dei giovani, erano esploratori, che lo accompagnavano la domenica nelle campagne di Montalto, sono appena 9 chilometri, e lui diceva: dobbiamo andare anche nei casolari sparsi. È quello che abbiamo sempre fatto noi missionari ardorini. Poi con il tempo le vocazioni in Italia sono diminuite, però grazie a Dio vocazioni all'estero ci sono state. Mi chiesero di andare in Colombia, io stavo in Canada lavorando tra gli emigrati italiani, sono stato 12 anni in Canada, e quando andai in Colombia ai giovani, ma soprattutto poi durante il noviziato, Padre Salvatore è stato testimone di questo, proprio per abituarli a uscire da quelle situazioni, non diciamo comode, però
beh, sto bene qui, la missione si può fare ovunque, però chi è che va a vedere queste persone? La prima missione che io feci in Colombia, nel Caquetá, ricordo che per raggiungere la zona di missione, 2 ore e mezzo con un fuoristrada, ricordo che da una casa all'altra c'era la distanza di mezz'ora, le scuole sotto gli alberi, ma sto parlando di 30 anni fa. E quindi il decano ci teneva a questo: uscite, non abbiate paura, il Signore vi accompagna. Ecco, è stato lui l'ispiratore di questo stile di vita che è tipico dei missionari Ardorini. Grazie mille.